scoperto, no, nell'archivio di Giulio Andreotti delle stories, ovvero questo grande esponente politico aveva a disposizione una tecnologia, ma nessuno lo sapeva, ce l'aveva all'epoca. E quindi Cristina, io però... siccome l'altra volta hai avuto problemi con la scaletta, ti ho portato questo, lo stick del iPhone. Ma io dico, cioè... è facile. Grazie. Prego. La mia badante, Andreotti Files. Un saluto a tutti voi da questa splendida campagna italiana, cattolica, apostolica, romana, romana come le puntarelle, la gramigna, la cicoria, il cetriolo, chi meglio di voi italiani può apprezzare il cetriolo, Volevo proprio condividere con voi questo momento di questo momento bucolico e cosa? Dici che è bucolico e parlo troppo forbito? Come che vuol dire forbito? Allora, io dico che innanzitutto è bellissimo essere qua all'aria aperta, è bello trovarsi qua mentre tanti miei colleghi se ne stanno nei palazzi del potere attaccati alle loro poltrone. Io mi pregio di essere diverso, casomai è la poltrona che resta attaccata a me. E dopo una lunga giornata di lavoro a Montecitorio non c'è niente di più rilassante che occuparsi del proprio orticello. Vedete qua come... Però pure la campagna a due palle. Guardate che meraviglia questo posto. Merita proprio una bella ortopanoramica. Ecco, guardate. Come si gira questo oggetto? Non si capisce. Che cosa... qua deve essere lo scherzo di qualche giardiniere che forse non è neanche del tutto italiano, vabbè. Ma questa è sicuro che poi funziona, a me sembra una cosa strana, vabbè. È bello l'orticello, la bella verdura italiana, le puntarelle, le puntarelle, i cipollotti, Magnatevi voi, io mi vado a fare una bella pagliata al Bugliaccaro.